un'altra fantastica giornata sotto il sole polacco. Ah, guarda che bello. Eh? I love it. Nevica sempre sulla neve. Piove sempre sul bagnato. Domanda importante. Quando tu guidi la UAZ, guidare la UAZ per pochi chilometri o per molti chilometri? E c'è una bella differenza. €50,70. Fino a quando prendi la guidi la UAZ e percorri pochi chilometri, tipo per esempio 200 chilometri, no? 150, 200 chilometri, it's okay, ma quando il numero dei chilometri aumenta, quindi arrivi a 400 chilometri, cioè si fanno il doppio, qui ti alzi, oh fuck, la schiena la senti subito. Ma facciamoci un'altra domanda. Tu guarda un video che ti mostra il panorama della Russia, no? E conta quante watts ci sono. What you pay is what you get. Watts. Watts. Ma che cazzo vuol dire watts? Ulyanovsk, cioè il posto dove la fanno. Automobile. Zardov, fabbrica. Fantastico, eh? Eccola qua. Non ho messo il telo, adesso lo metto. Eccola qui, stella stellina. E voilà. Che cosa si raccontano i wazzisti quando si incontrano? Si raccontano, fanno lo share dei problemi che hanno avuto. Questo l'hai già fatto? Questa l'hai già cambiato? No! Guarda, questo qui, sai cosa mi è capitato? Questo si raccontano i wazzisti quando si incontrano. La prima cosa da fare, se tu ti compri un Hunter, ma anche se ti compri un 452, quello che devi fare, la prima cosa, le ridotte, il blocco delle ridotte, lo devi cambiare. Perché ti troverai nel mezzo del fango che ti saltano le marce, non entrano, cioè si stacca, capito? Non si stacca il blocco, ma la marcia non entra, cioè salta, prima cosa. Seconda cosa, pompa idraulica, perché ti salterà anche quella. Terza cosa, che può anche essere messa tra le prime come numero uno, insomma non c'è una serie, se le fai tutte quante subito è meglio. Sono i
Io non mi ricordo come caspita si chiamano, i funghetti che ci sono qua dentro, delle conchigliette. Oh, Mrs. Boogie, how are you doing? The tiger. E devi cambiarli, perché sono di plastica. Di plastica, ti... Se fai... Come va? Va. Va con la Watts. Come Watts vuoi che vada? Se fai 100 km, 150 km, dai, facciamo 200. Guarda dove sei seduto. Vedi? Sei proprio seduto qua. Sopra alla ruota. Vedo? Sei proprio seduto sulla ruota. Sei proprio seduto sulla ruota. Hai la sciatica? Salire non è facile. Hai mal di schiena? Beh, hai fatto più di 200 km. Hai mal di schiena. Ti alzi che sei distrutto, cioè scendi dalla macchina che fa che sei distrutto. Che bello, guarda. L'aria qua del finestrino fa un male alla spalla, dopo che hai viaggiato, no? Ti fa male alla spalla nel freddo. Se sei nel caldo, fa caldo, tiri giù il finestrino, si sta bene. Apri un video dove fanno vedere le immagini della Russia. Quante watts conti? Apri un video e guarda. Ah, guarda, c'è una watts. Una! Non è che ne vedi tante. Guarda, c'è una watts. Se apri i video della Siberia, guarda, una watts. Hanno messo il motore dentro alla macchina perché almeno così, shit, quando fa freddo, apri e c'hai qua direttamente il motore da sistemare. Non devi uscire fuori. Non devi uscire fuori quando fa freddo. C'hai già il motore qua. Hai capito? Tiri su e lo puoi sistemare da dentro. Insomma. È una macchina vintage. Una macchina vintage. A me piacciono le macchine vintage. Anch'io sono vintage. Poi è il computer che non dici, ferma la macchina, devi andare. Invece qua si ferma in automatico. Cioè, non è che c'è la spia che ti dice devi fermare la macchina. Qui si ferma tutto subito. Le 469 sono quelle che vanno, non è che vanno per la maggiore, sono state quelle che sono vendute per la maggiore e sono quelle che dopo i 40.000 km iniziano già a venderle. 40.000 km, dopo i primi 40.000 km iniziano già a venderle. Dai 40 le trovi in rete, dai 40 a 60.000 km sono già tutte in vendita. Quello che non ti hanno mai detto della Watts. Le cose da fare appena la compri. Numero 1. Riverniciarla. È una macchina da risparmio. Quindi devi sverniciarla, dargli il trattamento, riverniciarla. Ma del colore che vuoi, però la devi riverniciare tutta qua. Un'altra cosa che devi fare, in assoluto, le cose che non ti dicono della Watts. Un'altra cosa che devi fare, in assoluto, come la vernice, è il cambio
è il cambio delle ridotte. Lo devi subito sostituire perché ti troverai nel fango, metti le ridotte corte 4x4 e ti salta. Cioè, guarda uno dei video che ho avuto, che ho postato, e capirai di cosa parlo. Quindi quello lì è uno dei primi lavori in assoluto che devi fare subito. Quello. Numero 3, che poi non è che c'è 1, 2, 3, dovresti fare subito tutto quanto. Ma andiamo così per scala, pompa idraulica, cambiala subito, perché quella che c'è vale poco. Numero 4, ma io, come ho detto, della frizione ancora non ho avuto nessun problema. Però ho qualche conoscente che hanno avuto i problemi con la frizione e non riescono a trovare. La sostituzione. Un'altra cosa che devi fare subito è cambiare io li chiamo i funghetti, non mi ricordo il termine meccanico di come si chiamano quelli nelle ruote, no? Ma sono di plastica e quelli lì li devi cambiare. Magari se capita metto la foto all'interno, no? Del video. Queste sono le quattro cose subito che devi fare. Questa del cambio ti conviene farla. C'è tanta gente che si mette prima il portapacchi, si mettono delle minchie che non hanno alcun senso. La scaletta per salire sopra. Bello, che carino, ma se c'è la macchina che non va, fuck it! Hai capito? Conviene fare prima quei lavori la marmitta. La mia si è arrugginita in breve tempo. Probabilmente perché entravo dentro all'acqua e quindi mi si è arrugginita. Ma e allora tanto vale, ti conviene cambiarla subito anche quella. Cos'altro? Queste sono le prime cose che mi vengono in mente, quelle più importanti, diciamo. Vernice, che io ancora non l'ho fatto, ma lo devo fare. Ah, mettere subito i distanziali e alzarla, perché dopo la macchina ti si affloscia, e infatti lo devo fare. L'impianto gas su queste macchine qua non conviene metterlo. Ma se lo metti, il rapporto è due pieni di benzina e uno di gas, cioè fai due pieni, consumi due pieni di benzina e dopo ne metti uno di gas e finisci quello di gas, così a ciclo, capito? A mio parere, mettere l'impianto a gas, ti serve perché ci sono delle occasioni che magari, non hai la possibilità di mettere benzina e c'hai l'impianto a gas e via. Ah, un'altra cosa che ti conviene fare sono gli spinotti delle candele, perché quelli che ci sono un po' cippettoni. Insomma, tutto è fatto alla cippettoneria. I repeat myself. E se tu guardi un video ti mostra la Russia, nella città della Russia. Tu guarda, conta quante Watts ci sono. Secondo me è uscita questa mania, Watts mania, perché ne avevano tantissime, ne avevano veramente tante che oramai erano al macello. E quindi hanno detto, fuck, qui che caspita facciamo? Queste ce le dovremmo trovare qualche cosa. Ma non so. Chi è che c'ha la Watts adesso? Ma sono tutti contadini, gente. Ma allora facciamo così: fai mettere questi po', fai postare dei video sulla Watts. Magari qualcuno gli piace, no? Cazzo, hanno avuto subito successo, soprattutto
soprattutto in Europa. Io infatti avevo visto un video su YouTube dove c'era uno con una Watts, un 452, forse un 3909, dove c'era un rock e questo con il rock, caspita, riusciva a salire e ho detto, ma a parte quello, ho visto la macchina su YouTube, ho detto, no, questa è quella che voglio. Questa è quella che voglio. Poi non sono andato a vedere problemi, non problemi, anche perché al tempo non c'erano video che facessero vedere. Questo ti parlo di 5 anni fa. Io ce l'ho dal 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Siamo entrati nel 24, ma io il video l'avevo visto nel 2018 e quindi ho detto. Caspita, forse 2017, 2018 ho detto no, questa è la macchina che voglio. Al tempo, quindi 5-6 anni fa circa, non ce n'erano molti di video sulla Watts. Dopo sono usciti. E io devo dire che ho contribuito a chi se l'è comprata dopo di me e chi invece ha optato per evitare di comprarsela. Ecco, vedi come sei seduto. I sedili poi, tra l'altro, questo è, sei dritto, seduto, dritto proprio soldatino, capito? Sei un soldatino, però it's ok, alla fine va, ma se fai tanti chilometri, shit, li senti, li senti. In ogni caso c'è chi dice che l'impianto a gas, l'impianto a gas a me non ha dato mai nessun problemi, palle, perché l'impianto a gas, per queste macchine non sono, il motore non è portato per avere l'impianto a gas, that's it. E infatti ti brucia i componenti, ti brucia i componenti, degli exhaust, capito? Te li brucia. Quindi, e difatti gli spinotti, quelli lì delle candele, li devi cambiare, ma non solo quello. Ah, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente che è da cambiare è la guarnizione, non della testata, però quella del motore, cioè la prima che c'è qua sotto. Se io ho l'impianto a gas, di farmi la cucina qua dentro, ma e di accendermi un fornellino all'interno della macchina, ma neanche ci penso. Hai capito? E qualora non avessi l'impianto a gas e decidessi di farmi di accendere il fornellino qua dentro, ma mi cioè capisci com'è? Mi si porca tutto quanto, tutti gli odori vanno, ciò che sale dopo è destinato a cadere, ma se ti fai qualcosa con l'olio, come vedo a volte diversi video, la gente che si cucina dentro la macchina, se hai un aspiratore, come si chiama, la cappa, allora va bene, ma allora torniamo al punto di prima, comprati un fucking camper, almeno così hai tutte le possibilità di cucinare. Qua esci fuori e ti fai la tua cucinetta di fuori, ma di cucinare dentro? Ma no, capito? Cioè preferisco tenerla pulita e non cucinare dentro all'abitacolo, ma che vuoi? Io me la compro, me la camperizzo. Ma che ti camperizzi? Che ti camperizzi? Comprati. Sono quelli che hanno, sempre per il mercato europeo, hanno spaccato, hanno aperto il tettuccio e l'hanno rialzato. Ma non è più una guazza, è uno schifo. Cioè gli rovina tutta la linea dell'automobile. Vuoi metterci anche il paravacche di fronte? Ma dove devi andare se prima devi sistemarti il cambio che non ti funziona quando ti trovi impantanato? No? Poi guarda, ho visto, c'era la foto di uno in Germania con.
Signore pietà, dove aveva la legna, addirittura aveva il portalegna.